Andrà tutto bene, puntata numero 414. 14. Oggi è venerdì 4 settembre 2020 e sono le 15:22. Dagli studi agili di Aracne TV, Gioacchino Norati e da Anguillara Sabazia, Antonella Betti. Buon pomeriggio Gioacchino, un saluto a tutti i telespettatori e ben ritrovato. Antonella, ben ritrovata a te, ti sappiamo sempre molto impegnata anche dal punto di vista della politica, ma ci arriveremo tra poco. Ieri invece c'è stata l'ennesima, direi, presentazione del tuo libro. Allora sì, nella serata di ieri, giovedì 3 settembre, la senatrice Binetti insieme a Fabrizio De Iorio, giornalista di Rai News 24, presso l'hotel ristorante Massimino si è tenuta questa seconda presentazione ufficiale della prima versione digitale di Vite strappate in Italia, un testo rivisitato completamente. La senatrice Binetti ha partecipato in qualità di vicepresidente della Commissione speciale diritti umani del Senato, ne ha curato, come tu ben sai, la prefazione e insieme a me è stato presente in qualità di presentatore anche Fabrizio De Iorio, che ha praticamente dato uno spessore maggiore di qualità. Il volume è giunto alla sua seconda edizione completamente rieditata, come dicevo prima, è stato di recente tradotto in 13 lingue, in italiano è disponibile anche in versione digitale sulle principali piattaforme di vendita online. L'ingresso alla presentazione è stato libero fino all'esaurimento dei posti, ma siccome, come tu avrai sentito, ci sono stati un piccolo aumento di contagi di asintomatici positivi ad Anguillara, l'abbiamo reso in diretta Facebook perché alla presenza di una ventina di persone. Tutto questo per evitare, insomma, qualche problematica, essendo un evento letterario, poi in completa e totale disposizione del Covid, perché erano tutti distanziati, tutti con le mascherine e quindi fondamentalmente è stato un bel momento, anche perché in italiano il libro è disponibile anche online sulle principali piattaforme, tra cui IBS, Mondadori, Feltrinelli. Nel volume, ha spiegato anche la senatrice, io racconto di un abuso di potere di certi tribunali dei minori che dagli anni 70 circa si pensa abbiano sottratto illegalmente circa 40.000 bambini l'anno per alimentare il famoso business delle case famiglia che ottengono, si sa, dei lauti contributi pubblici per ogni minore e quello delle adozioni anche clandestine, così propriamente detto. Una vera e propria violazione dei diritti umani ad opera di un insospettabile accordo tra tribunali, uffici comunali e case famiglia che io continuo a denunciare con coraggio. Nonostante mi trovo spesso davanti il muro di un sistema ancora troppo inaccettabile. Poi aggiungo pure che cerco di evitare ogni genere di, come dire, di provocazioni, perché ormai si sa, cercano di strumentalizzarmi, mettermi parole in bocca, ma io vado avanti lo stesso e dico anche che invece che fare battaglie reciproche tra Facebook, piattaforme e quant'altro, abbiate il coraggio di denunciare. Metteteci la faccia veramente, perché dietro un computer siete tutti leoni da tastiera. Però comunque sia, nessuno di voi ha subito le ritorsioni che ho subito io. Quindi ieri è stata veramente l'emozione più grande della mia vita e un breve tralcio lo vediamo tra poco. Grazie, e allora mandiamo in onda questo filmato. Gli errori di una persona, non c'è mai la colpa di una persona, non c'è una disgraziata situazione che ha portato quella persona, ma non sarebbe possibile per la colpa di una persona riuscire a creare, come dire, una melma talmente forte, una specie di sabbie mobili, per cui come ti muovi hai la sensazione di andare. Antonella, davvero emozionante questo filmato. Sì, no, moltissimo, anch'io avevo sottovalutato la potenza del
di avere la senatrice Binetti qui, anche perché, ripeto, qui è dove è cominciato tutto quanto e avevo anche bisogno particolarmente di ritornare alle origini, se vogliamo. E quindi è stata veramente un'emozione amplificata che è del tutto slegata anche dalla mia candidatura qui alle amministrative di Anguillara Sabazia per il prossimo 20 e 21 settembre. Quindi è stato veramente solo un evento, come tu hai potuto vedere da questo filmato e come a casa avete potuto vedere, è completamente del tutto slegato dalla prima esperienza politica che io sto avendo. Antonella, prima di dedicarci alla seconda parte di questa intervista, cioè alla politica, ancora qualche parola su questo dramma, dramma davvero enorme, che grida vendetta e che credo che mai, mai potrà essere riparato. Cioè il dramma di bambini che vengono sottratti alle famiglie, addirittura da persone che dovrebbero stare dalla parte della tutela di questi bambini e delle loro famiglie. È raccapricciante, inorridisce, mette angoscia. Ma com'è possibile che non si aprano le coscienze di quelle persone, anche togate, anche vestite da operatori della polizia? Come è possibile che non aprano le loro coscienze e che invece ciascuno mette il proprio timbro affinché la pratica passi avanti? Sai, la mia è una ferita sorda di un dolore con il quale sto imparando a convivere e dovrò imparare a convivere tutta la vita. Queste sono pratiche che lo dicevamo ieri anche con i presenti in aula. Per una manciata di soldi si cambiano opinioni, vedute, partito politico e modi di vedere, no? Quindi chiaramente, se ancora questi signori non si smuovono davanti a una cosa tanto aberrante, qui il problema è ancora più serio perché il problema c'è ed è pure pesante. Io giustamente ne rimango basita perché credimi, anche ripercorrendo quello che ho subito io, ho capito che c'è veramente un problema a livello proprio di cultura, a livello anche di educazione, perché non puoi lucrare su delle merci di scambio che siamo noi bambini e poi soprattutto a chi si diverte a avere il mio nome in bocca. Qualche minuto fa a un mio declinare un rimpallo mediatico su Facebook ho detto a me non interessa le vostre battaglie perché io sto facendo altro, si è strumentalizzato tutto quanto senza comprendere però che io vado avanti lo stesso, non è che a me interessa se hanno il mio nome in bocca o meno, perché io sono fiera di avere tutte queste cicatrici nell'anima, fisiche, perché finalmente Bibbiano ne è l'esempio, Palamara ne è l'esempio, com'è che tanti leoni da tastiera si rimbalzano su Facebook ma non c'hanno ritorsioni? Forse perché le denunce non le fanno, c'è gente che parla, Gioacchino, senza avere contezza di quello che è davvero denunciare e stare silenziosamente. Che pensate, io ho paura di qualche diffamazione su Facebook? A me francamente non mi interessa, perché quando si lavorano sui casi che non sono tutti a sé, perché ci sono tra quello che una persona dice e quello che realmente è, c'è sempre un abisso colossale. Di conseguenza io ci vado molto cauta prima di dire sì, no e forse. Quindi di conseguenza ieri è stato anche molto bello perché c'era un pubblico più che disparato e la senatrice diceva: la gente può pensare che la mia storia, come tante storie di bambini strappati, possono essere mere sceneggiature di film. Invece lei ha testimoniato, come abbiamo sentito anche prima, che lei ha detto: sono drammaticamente vere. Quindi viva Dio, Gioacchino, che ci sia una persona battagliera come la senatrice Binetti che continua a sollecitare al Parlamento di prendere una posizione.
Però il problema è uno solo, che io non so te, ma io al referendum andrò a votare e voterò no, perché la Costituzione non la dovete toccare. Questo perché? Perché io Sì, anch'io voterò no. non mi sento rappresentata, Gioacchino, e sto provando ancora più orrore, perché vedi, le cose ovvie vengono lasciate al caso, le cose invece importanti vengono parcheggiate così, è come se il problema fondamentale fosse trattato con superficialità e legato solamente al tema dell'immigrazione, che ahimè è un tema importantissimo, ma deve essere visto in un'altra ottica. Va bene accogliere, ma integrare. Se contestavano il senatore Salvini e tanti altri che bloccando gli sbarchi non si era né cattolici né cristiani né democratici, perché accoglierli e parcheggiarli negli hotspot non è una violazione dei diritti umani, che poveracci stanno lì ammassati come un carro bestiame. Ma signori, ma diciamo le cose veramente come stanno, perché sinceramente parlando siamo veramente una barzelletta. Io, ma un'altra cosa, anche quello che è successo a Berlino, cioè tu picchi una donna fino a farla morire senza aver mosso violenza, perché era una coda umana pacifica. Cioè, Gioacchino, a me questo mondo mi sta spaventando, credimi. Quindi io voglio continuare su questa linea, spero veramente, arrivando in parallelo a una cosa politica che mi vede in questa veste, e per la prima volta dove io mi sono appunto candidata per dare più voce e tutela al cittadino, con una risposta reale e tempestiva al bisogno sociale, per ridurre la povertà con un piano di sostegno economico specifico, individuale, ai cittadini e alle famiglie, allo scopo di ripristinare lo stato di benessere fisico, psichico e sociale, e per dare così anche dignità economica, oltre che sociale, perché si sa, quando un uomo capofamiglia perde il lavoro, questo è un danno molto importante nell'autostima, nel ruolo suo di capofamiglia. E anche poi il mio cavallo di battaglia, per dare più sostegno e garanzie alle famiglie. Anguillara Sabazia ha bisogno di investire sulla famiglia e nella famiglia, perché non ci dimentichiamo che la famiglia è il bene primario della società per far crescere il minore in famiglia, per agevolare la libera professione con un aumento degli orari per gli asili nido, sia comunali che privati, questo al fine di valorizzare la libera professione e le mamme lavoratrici, per valorizzare l'inserimento lavorativo dei giovani con stage apprendistato retribuiti al fine di un inserimento lavorativo. Questo per rilanciare l'economia dei piccoli negozianti e commercianti locali, e quindi dare più potere alle autonomie locali con un potenziamento della rete commerciale di conseguenza. A valorizzazione quindi del lavoro, dei giovani, della famiglia, senza però tralasciare anche più trasparenza e qualità nella scuola. Quindi questo comunque sia, andando in parallelo, è diciamo il mio spaccato, tenendo presente che viviamo una situazione veramente da farci paura, ma da farci paura seriamente. Io lo dico pubblicamente, non mi mettete parole in bocca, non capite fischi per fiaschi, perché io sono arrivata con questo, sono arrivata con le denunce, e non con delle battaglie su Facebook. Evitate di essere leoni da tastiera, avete in mano il potere di andare al voto, votate no al referendum e torniamo tutti quanti alle urne. Io personalmente spero veramente che non riaccadano più simili nefandezze come il passato, perché veramente gli ultimi accadimenti, Berlino Docet, quello che sta succedendo in molte amministrazioni è veramente un qualche cosa, quello che è successo negli ultimi 10 anni anche ad Anguillara stessa, per il quale io mi dissocio, ed è vero, c'è questa mia nuova ascesa in campo. Grazie Antonella per il tuo impegno e a presto. Grazie mille a voi, arrivederci, un saluto.